Siamo a Policoro, nell'ospedale del comune Ionico, nell'unità operativa dipartimentale semplice di vestibologia e otorinolaringoiatria diretto dal dottor Asprella, un servizio che nasce il 1° ottobre 2014, divenuto fiore all'occhiello per la Basilicata e non solo. Com'è cresciuto, dottore, questo servizio per gli utenti? È un servizio che è nato dal nulla perché prima di quella data non esisteva la possibilità di afferire a attività di otorinolaringoiatria presso l'ospedale di Policoro. Negli anni ci siamo dotati di apparecchiature e personale, purtroppo ancora non di posti letto per una degenza ordinaria. Però le attività sono molto ricche, spaziano da attività chirurgiche a attività ambulatoriali di diagnostica e di riabilitazione. Con strumenti ed esami all'avanguardia, partiamo dalla chirurgia, dottore. La chirurgia che noi offriamo ai nostri utenti, ai nostri pazienti, è una chirurgia che copre sicuramente tutte le necessità dei comuni interventi in campo otorinolaringoiatrico, per cui parliamo in ambito pediatrico di adenotonsillectomie. Negli adulti la chirurgia funzionale del naso e dei seni paranasali, in particolare offriamo la moderna chirurgia conosciuta con l'acronimo FES, che significa Functional Endoscopic Sinus Surgery, chirurgia funzionale dei seni paranasali con metodiche endoscopiche e strumentazioni molto moderne. Questo ci consente di avere un ricco, numero di pazienti affetti da poliposi, che trattiamo in equipe multidisciplinare con l'allergologo, lo pneumologo, avvalendosi anche di un follow-up che vede associare alla chirurgia le moderne terapie con gli anticorpi monoclonali. Molto importante l'attività per i pazienti oncologici. I pazienti oncologici ci vedono schierati in prima linea, soprattutto in un moderno approccio multidisciplinare, quello che avviene nei più moderni centri oncologici come lo IEO di Milano, il Centro Tumori di Milano, approccio multidisciplinare che viene inteso come un gruppo oncologico multidisciplinare conosciuto con l'acronimo GOM, che proprio di recente ha visto creare una piattaforma online nella quale abbiamo il privilegio di essere inseriti come referenti chirurgici per la chirurgia della testa e del collo. Si discutono con gli oncologi del CROB di Rio Nero e anche con i radioterapisti in approccio appunto multidisciplinare i casi clinici più importanti. I pazienti che debbano invece essere sottoposti a interventi particolarmente demolitivi e poi ricostruttivi che non possono essere operati qui da noi hanno il privilegio di avere un canale preferenziale con l'Istituto Europeo Oncologico di Milano, dove il direttore, il dottor Ansarin, mio carissimo amico, ci offre una collaborazione in tempi veramente stretti e in collaborazione riusciamo a preparare i pazienti con gli esami fatti presso il nostro ospedale, ma anche presso il CROB di Rio Nero, che ci consentono di dare un'offerta in tempi brevissimi a chi purtroppo sia affetto da patologia oncologica. C'è anche una collaborazione con gli endocrinologi per quanto riguarda le patologie tiroidee. Sicuramente sì, questo è un altro fiore all'occhiello nostro in ambito chirurgico. Mi occupo della chirurgia della tiroide da tanti anni, già quando ero operativo nell'ospedale di Matera, era una chirurgia che coltivavo, diciamo, come interesse mio particolare e che ho amplificato da quando ho avuto il privilegio di poter dirigere questa unità operativa qui su Policoro. La collaborazione con gli endocrinologi è fondamentale, il gruppo degli endocrinologi di Tinchi è un gruppo solido, ma devo dire con un certo orgoglio che anche gli endocrinologi dalla Puglia e dalla Calabria mi inviano pazienti per essere operati della patologia tiroidea, per la quale oltretutto abbiamo le più moderne tecnologie che consentono di monitorare i nervi laringei ricorrenti, cioè i nervi delle corde vocali, riducendo a una percentuale veramente minima le paventate paralisi delle corde vocali che rappresentano la complicanza più temuta nella chirurgia della tiroide. Veniamo all'attività ambulatoriale. L'attività ambulatoriale ci vede offrire, oltre all'attività classica dell'ambulatorio di otorinolaringoiatria,
con gli esami endoscopici e le diagnosi possibili di tutta la patologia comune in campo otorinolaringoiatrico, degli ambulatori specifici che sono quello di foniatria, dove vengono fatte le diagnosi sulle patologie della comunicazione verbale sia in ambito pediatrico, in ambito adulto, in ambito neurologico e devo dire anche nei cantanti. Abbiamo una intensa collaborazione anche con il Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni di Matera. Altri ambulatori di diagnostica sono quelli audiologici. Il 3 di marzo abbiamo celebrato la Giornata Mondiale dell'Udito e la nostra offerta di esami audiometrici è completa e spazia anche nella possibilità di personalizzare la prescrizione di protesi acustiche e controllarne il corretto funzionamento in collaborazione con gli audioprotesisti e gli applicatori appunto delle protesi acustiche. Ma fiore all'occhiello nostro è la vestibologia. Nella vestibologia abbiamo la possibilità di fare una completa indagine non soltanto clinica ma anche strumentale del funzionamento di tutti gli organi dell'apparato vestibolare. Disponiamo di apparecchiature moderne come il VHIT, che è il Video Head Impulse Test, che serve per misurare la risposta dei canali semicircolari. Ma questo si aggiunge a un'attività sicuramente unica nella nostra regione, che è la riabilitazione vestibolare. Riabilitazione vestibolare significa istituire dei programmi personalizzati per qualunque paziente abbia dei problemi cronici nell'equilibrio e nelle sue orientamento nello spazio, sia in condizioni statiche che dinamiche, nelle posture dinamiche, un programma di riabilitazione che vede poter restituire questi pazienti a una piena autonomia nella vita quotidiana e nella vita lavorativa. Esiste anche la riabilitazione strumentale? Esiste la riabilitazione strumentale, in questo abbiamo il privilegio di avere delle apparecchiature estremamente moderne che possono integrare una riabilitazione prettamente clinica a una strumentale. E con personale dedicato ho un mio collaboratore che è particolarmente esperto nel sviluppare appunto dei programmi personalizzati e soggettivi per ciascun paziente che consentono nella stragrande maggioranza dei pazienti con problemi di equilibrio di riportarli a una vita piena e una piena autonomia, risparmiando soprattutto sull'assunzione di farmaci. Sulla logopedia invece, dottore, cosa mi dice? Il logopedista che collabora con me è un logopedista col quale c'è una collaborazione ormai, posso dire, trentennale, per cui la sua esperienza nel riabilitare i problemi di voce, i problemi post-operatori, post-chirurgici, visto che parlavamo prima di problemi oncologici, sono pazienti che subiscono degli interventi mutilanti sugli organi articolatori, per esempio per carcinomi della lingua o sulla laringe, e il logopedista ha veramente un'esperienza eccezionale nel riportare questi pazienti a delle capacità funzionali paragonabili a quelle di soggetti che non hanno subito alcuna mutilazione, quindi soggetti normali. In più il logopedista è riuscito a raggiungere una estrema preparazione nel trattare in maniera riabilitativa i problemi del long covid, in particolare quelli inerenti ai problemi dell'olfatto e del gusto nei postumi del covid. Abbiamo qui a Policoro l'unico ambulatorio di riabilitazione delle anosmie e dei problemi del gusto, delle disgeusie e augeusie conseguenti al covid. Molti pazienti sono già stati trattati, alcune decine, almeno una cinquantina di pazienti, con risultati che portano a una recupero del gusto parziale o totale in oltre il 90% dei pazienti trattati. Il vostro ospedale ha lavorato anche a facilitare l'accesso per particolari categorie di utenti con poi canali diretti per quanto riguarda i bambini. Considerata la difficoltà che spesso gli utenti lamentano, non solo da noi ma insomma un po' in tutta Italia, nell'accedere ai servizi per la lunghezza delle liste di attesa,
abbiamo pensato di dedicare delle agende di prenotazione a pazienti che abbiano dei particolari problemi dovuti alla macchinosità del sistema burocratico italiano, chi debba per esempio accedere alla una domanda per avere una patente, una pensione di invalidità, o accedere a concorsi pubblici, dei ragazzi che debbano sostenere concorsi nelle pubbliche amministrazioni, nell'arma dei carabinieri, hanno necessità in tempi brevi, in base a quelli che sono i bandi di concorso, oppure le richieste dei vari uffici delle pubbliche amministrazioni, di avere delle valutazioni audiometriche. Per cui abbiamo istituito un'agenda di prenotazione dedicata a questi pazienti, dove si possano saltare le liste di attesa, producendo ovviamente la necessaria specifica documentazione, e poter fare gli esami audiometrici da noi in tempi brevi che consentano di avere la documentazione necessaria per questo tipo di servizi. Un'altra agenda dedicata è quella per i collaudi delle protesi acustiche, soprattutto per gli anziani, che è una croce, insomma, vederli esclusi dalla vita sociale, comprare una protesi acustica, averla collaudata in tempi brevi è una possibilità da noi fattibile, perché c'è un'agenda di prenotazione dedicata. Per i bambini, di cui mi chiedeva, poi abbiamo saltato completamente le difficoltà della burocrazia, perché con i colleghi pediatri c'è un canale diretto di comunicazione. Tutti i pediatri di base della provincia di Matera, ma anche da Potenza, dalla vicina Puglia, da Ginosa, mi chiamano direttamente per segnalare i casi che siano bisognevoli di accesso in tempi brevi, e l'accesso devo dire che è immediato. Normalmente la mia risposta è che possano venire già il giorno dopo, a meno che non sia domenica, nel mio ospedale, per poter avviati a un programma di diagnosi completo, se necessario anche con le strumentazioni di cui disponiamo qui a Policoro. Molto importante l'attività di formazione dei medici di medicina generale, e qui si approcciano diversi professionisti provenienti da ogni parte del mondo. Soprattutto per quanto attiene alla vestibologia, ci sono professionisti che vengono a completare il loro corso di studi o per terminare la specializzazione. Ho avuto colleghi che si sono specializzati, hanno fatto la tesi di specializzazione qui in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari, ma anche colleghi che hanno fatto la loro fellowship durante il corso di specializzazione, che sono venuti dall'estero. Ho avuto un collega inviato dalla Spagna, dall'Università di Valencia, e altri colleghi che hanno prodotto domanda dalla Siria, dall'Egitto e dagli Emirati Arabi. Seguiamo da anni i suoi successi e i suoi riconoscimenti internazionali, ma nel 2028 accadrà davvero una cosa straordinaria. Ho avuto il privilegio di essere designato dal presidente della Barney Society, che è una società internazionale che raccoglie i maggiori esperti e studiosi nel campo della vestibologia di tutto il mondo, e ha sede in Svezia, e sono stato designato come presidente della meeting della Barney Society, che si terrà in Italia nel 2028, il 34esimo meeting. E questo mi ricopre di orgoglio, perché manca dall'Italia da 41 anni. L'ultima edizione negli anni 80 si è tenuta a Bologna, e l'unica altra edizione precedente a Padova negli anni 60. Per cui è un privilegio per me poter raccogliere tutti i colleghi universitari e ospedalieri intorno a questa società, con la collaborazione della Società Italiana di Vestibologia. Organizzeremo un evento unico che vedrà il main meeting a Roma, essendo la capitale, e il simposio satellite nella nostra città di Matera. Sarà nel mese di maggio, immagino, del 2028. Parliamo tutti i giorni, dottore, di criticità. Da quello che ci sta raccontando, un team di professionisti e un servizio di cui essere assolutamente orgogliosi. Grazie, grazie.